Drammatico e convulso l'incontro tra gli sfollati ATER di Teramo e il governatore Marsilio. Sono 1500 le persone ancora fuori dalle proprie abitazioni popolari da più di 3 anni dopo il sisma del 2016. In tantissimi hanno manifestato accollaterrato ed urlato il loro dolore. La regione ha scelto di acquistare nuovi alloggi da destinare a chi non ha una casa agibile in attesa della ricostruzione, scelta non troppo apprezzata da chi teme si possa trattare di una sistemazione definitiva. Io non voglio fare il processo del perché dopo 3 anni non si è mosso un chiodo su queste case e quindi alla domanda semplice, con quei soldi si potevano riparare? Nel frattempo non è stato fatto, i soldi si stanno spendendo per gli alberghi, per l'autonoma sistemazione e per sistemazioni che quindi sono precarie. Prima di me è stato fatto l'acquisto di questi immobili, la logica dell'acquisto di questi immobili è stata anche quella di evitare di fare, come è successo in altre zone, in altri comuni e in altre situazioni simili, che si spende molto di più per fare casette su terreni vergini dove bisogna spianare colline, portare fognature, fare i servizi, costruire queste casette, andare ad abitare comunque in posti che non è che siano proprio delle regge, diciamo così. Si è scelto di spendere i soldi, anche meno di quello che sarebbe costato fare le casette, per prendere case già pronte, nuove, appena fatte o appena finite, che restano nel patrimonio. Una certa disperazione si è poi propagata tra gli sfollati ATER di Teramo nell'apprendere dalla viva voce di Vincenzo Rivera, direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che il governo giallo-verde aveva revocato gli 87 milioni previsti per l'edilizia popolare a causa di ritardi nella presentazione dei progetti. Purtroppo un articolo di questa ordinanza, l'ultimo, una norma transitoria, prevedeva che per i lavori non eseguiti al 31 dicembre del 2018 sarebbe in corsi in un definanziamento del programma. Purtroppo definire dei lavori entro il 31 dicembre era oggettivamente impossibile, visto che 81 milioni su 87 sono stati dati alla Regione Abruzzo nel maggio del 2018, con l'obbligo di concludere i lavori entro il 31 dicembre del 2018. Era impossibile anche applicando, diciamo, lo sblocca cantieri di oggi, cioè applicando il codice degli appalti era impensabile fare in 6 mesi procedure per 87 milioni di euro. Il definanziamento ha portato a una situazione di stallo. Ciò nonostante in questi mesi abbiamo continuato a rilasciare nulla osta, pur non avendo la copertura né normativa né contabile. Il 15 settembre è prevista una cabina di coordinamento che rifinanzierà il nuovo piano stralcio dell'edilizia sociale, all'esito del quale si potrà dei fondi che abbiamo recuperato. A fianco degli sfollati di Collaterrato nella loro protesta anche il commissario ATER di Teramo Nicola Salini. 61 progetti per i quali, come appunto stamane il direttore generale ha ben affermato, sono arrivati nulla osta. Abbiamo una situazione problematica relativamente alla carenza del personale. Abbiamo questa problematica perché? Vuoi perché siamo stati poco ascoltati anche dalla regione, in questo caso mi riferisco a chi prima di lei la governava, ma soprattutto per quanto riguarda anche tutte le circolari che in qualche modo hanno previsto comuni, hanno previsto USR ma non hanno previsto ATER.